Siamo qui al CSF oggi per illustrarvi quello che è il corso di tatuaggio e piercing accreditato alla Regione Campania, qualifica professionale riconosciuta a livello europeo. Perché è importante fare un corso di tatuaggio e piercing? Per tutta una serie di motivi che veramente ci terrei tantissimo che ci spiegasse a breve il nostro docente Cristian Cesario, che tra l'altro non a caso ha studiato all'Accademia delle Belle Arti ed è poi diventato tatuatore professionista, quindi un percorso di vita che va nell'eccellenza per cercare poi di trasmettere ai giovani che vedete dietro di me quello che è poi l'essenza del corso, cioè la professionalità, tesa però partendo sempre da un disegno artistico fatto bene, e quindi poi un percorso formativo che vede nella prima fase una parte di disegno tecnico molto accurata e nella seconda fase una parte tecnica pratica, proprio lavoreranno anche su soggetti veri, ma principalmente lavoreranno su soggetti finti, quindi soltanto per volontari, e quindi avremo nella parte pratica Gianluca Cincinnati che ci illustrerà anche la parte 3D del disegno fatto in un certo modo alla sua maniera. Per quanto riguarda questo corso prevede sia una parte teorica ma anche una parte pratica, dove i rilievi andranno direttamente all'interno delle strutture con noi convenzionate e avranno la possibilità proprio di imparare sul campo dai professionisti. Sono Cristian Cesario, sono un docente del corso di tatuaggio e piercing. La mia formazione è una formazione artistica, infatti mi occupo del corso di disegno. Dopo l'Accademia di Belle Arti ho iniziato questa magnifica professione del tatuaggio e oggi sono diventato un tatuatore professionista. Una formazione giusta farà sì che i ragazzi possano apprendere questo mestiere nel migliore dei modi. Il secondo punto principale è l'igiene, cosa molto importante in questo lavoro. Il terzo punto è la professionalità e quindi l'approccio verso i clienti. E quindi lo scopo del mio corso è quello proprio di riuscire a inculcare agli allievi la manualità e la naturalezza del disegno attraverso degli esercizi che faremo durante il corso. Ovviamente oltre al disegno i ragazzi avranno modo di potersi esercitare anche con del materiale pratico e quindi ad esempio avranno a disposizione delle macchinette per tatuare, macchinette a bobina, così come anche delle macchinette rotative per le sfumature e per il riempimento, e con altri materiali quali inchiostro, aghi e manici grip monouso per poter effettuare dei tatuaggi. I materiali che utilizziamo sono materiali di prima scelta, materiali tutti certificati, in primis i colori e gli inchiostri. In questo caso stiamo effettuando una lezione sulle ombre e sul chiaroscuro e quindi sulle tonalità e le diverse tonalità di grigio in questo caso qui. Con i ragazzi abbiamo la possibilità di interagire attraverso un iPad e uno schermo multimediale che ci dà la possibilità di vedere i diversi esercizi da fare.